che ci ha regalato temperature afose, ma anche temporali devastanti, si va via via verso il termine, sta arrivando al termine. E con l'autunno ormai, non proprio alle porte, ma quasi, poco ci manca, iniziano anche nei vari paesi del territorio calabresano a organizzarsi e a prepararsi le feste tradizionali. Una di queste sicuramente che è da sempre molto seguita e anno dopo anno regala anche grandissime novità è la festa di San Firmino a Pertuso. Questa sera sono con noi i rappresentanti della Proloco, ovvero Gilberto Pomato, presidente dell'Associazione Turistica di Pertuso, buonasera, e Antonio Centolanza che è il segretario. Buonasera Davide. Allora, con voi appunto raccontiamo di un'edizione 2023 della festa della patronale di San Firmino che ancora una volta è capace di stupirci, nel senso buono del termine, perché il programma che avete allestito è ancora una volta molto ricco. Tanta tradizione, eventi che ormai sono già, diciamo così, che piacciono alla gente, quindi tornerà la gente sicuramente a vederli, ma anche tante novità. Direi, iniziamo col presidente. Gilberto, allora, parlaci della prima settimana, perché voi ormai a livello tradizionale fate due settimane di festa. E che settimane di festa? Molto ricche. Sì, allora noi come tradizione partiamo al venerdì della prima domenica di ottobre, che prende gli ultimi due giorni di settembre. Sì, quest'anno è a cavallo tra settembre e ottobre. Partiamo con la tradizionale, che sono 4-5 anni che facciamo la festa della birra, che prende con un po' la tradizione della festa della birra, con i giovani, con la Radio Gran Paradiso. Tra l'altro ho visto anche che avete auto e moto americane. Esatto, con l'invito a mini raduno di queste macchine, compreso con questa festa della birra. Questo è il primo venerdì. Poi con il sabato iniziamo con la serata liscio e qui da anni che non in Canavese non si vedevano più Ruggero Scagliuzzi e Titti Bianchi. Certo. Ritornano insieme per fare un grande evento qua a Pertusio. Questo il sabato. La domenica abbiamo un po' il nostro cavallo di battaglia, anche che è il discorso della fiera zootecnica agricola, rimarchiamo di nuovo col discorso della mostra del fischietto, che mi aiuta qua Antonio. Per spiegare un po'. Certo. Perché ormai Antonio è diventata anche questa una bella tradizione, perché ormai siete alla decima edizione. Esattamente, giusto? Abbiamo ripreso un'antica tradizione del vecchio direttivo, l'anno scorso abbiamo fatto una mostra, chiamiamola di apertura, quest'anno partiamo con la vera mostra concorso nazionale del fischietto, abbiamo 22 artisti in gara che hanno inviato i loro fischietti, verrà presentata alle 9:30 della domenica mattina, ci sarà l'apertura con le autorità regionali, provinciali e locali, con l'apertura della mostra concorso. Certo. Ogni partecipante potrà esprimere, ogni visitatore potrà esprimere anche un proprio giudizio che verrà tenuto in considerazione. La famosa giuria popolare, accostata, chiamiamola, a una giuria di tecnici, certo, formata dal comitato del fischietto che è stato appositamente creato e che ringrazio per gli sforzi che hanno fatto in questi mesi per poter organizzare questo evento, e andranno di conseguenza a valutare i fischietti, andando poi a definire i vincitori. Ci saranno tre premi che verranno dati. Abbiamo artisti di tutta Italia, quindi partiamo dal Veneto con i famosi cuccari, abbiamo artisti dal Lazio, abbiamo artisti che arrivano da Reggio Calabria, dovremmo avere anche un artista dalla Sardegna, oltre ai famosi, diciamo, artisti locali. Certo. Un particolare ringraziamento va a Rossano Cavallari, diciamo, organizzatore artistico un po' della mostra, che ci ha dato e ci darà una grossa mano. Molto bene. Gilberto, sempre la domenica, spazio anche... Il discorso sempre è che noi, come parlavamo della mostra, perché ogni anno noi diamo un tema alla nostra fiera. Quest'anno è fiori, miele e api. Ok. Dove ci sarà anche un intervento delle scuole con i loro disegni, con le loro cose, ci sarà dimostrazione di come viene fatto il miele, di come inerente in tutta la giornata, ci sarà per lo spazio dei trattori antichi, vecchi, dove quest'anno nel pomeriggio ci sarà un mini torneo, un mini abilità della mano
della, come manovrare il discorso del trattore, e anche un mini torneo a squadre per la spinta della rotoballe. E noi faremo anche uno per i bambini, con i mini rotoballe più piccole, anche per divertire loro. Questo in tutta la giornata, con orari ben precisi, con degli spot avanti e indietro, e sempre con la mostra mercato, sia zootecnica degli animali, sia il discorso degli agricoltori, dell'artigianato. E quest'anno abbiamo anche un po' spinto la prima mostra artigianato. Certo. Che abbiamo visto che c'è abbastanza affluenza, e speriamo che sia anche che questa. Che attecchisca anche questa e diventi. Esatto, questo è un po' quello della domenica. Antonio, appunto, questa è la prima settimana, poi ci sarà un momento, diciamo così, dedicato sia allo sport che alla cultura, perché ricordiamo lunedì sera, il 2 ottobre, la presentazione del Partusi di terza categoria. Il 3 ci saranno in sud-ovest col teatro, esatto, il venerdì 6 torniamo con un momento tradizionale che, diciamo così, è l'apertura del weekend finale, e anche qua tanta tradizione ma tanto divertimento e tanta buona tavola. Assolutamente sì, ripartiamo il secondo weekend con venerdì 6 con la tradizionale bagna cauda, ormai storico appuntamento per il canavese e non solo, perché l'anno scorso abbiamo avuto anche puntate e puntatine che arrivavano dalla provincia di Cuneo, quindi ci aspettiamo di nuovo una grossa affluenza, invitiamo sempre tutti a prenotare in anticipo perché il rischio è poi non trovare posto. Il sabato si riparte con la serata alla carta, dove è possibile gustare una particolarità che abbiamo provato a mettere quest'anno, che sono le chiacchiere con il prosciutto crudo e la burrata, quindi una particolarità un po' diversa, oltre al solito menù alla carta e alla pizza, che ricordo a tutti è fatta con un forno a legna che viene portato apposta per la festa di San Firmino, quindi le pizze sono fatte tutte col forno a legna. E poi c'è la solita, diciamo, serata liscio con Pietro Galassi, che anche lui è sinonimo di garanzia, di qualità, e di sicuramente farà ballare tutti i presenti. Assolutamente. Domenica finale, in realtà poi ci sarà ancora, diciamo, ci sarà ancora la gara di voce lunedì a chiudere effettivamente, però domenica è la gara finale. Esattamente. Domenica, diciamo che per noi è l'ultimo giorno, ci sarà abbiamo spostato quello che solitamente era degli eventi durante la settimana, quindi partiamo con il pranzo delle delizie d'autunno, quindi un menù particolare, chiamiamolo gourmet, dove invitiamo tutti anche qui a prenotare, perché i posti rischiano di essere molto limitati, e a seguire ci saranno i cori piemontesi. E qua Gilberto, raccontaci un po', perché tra l'altro è un orario molto particolare, perché generalmente sono eventi che vanno di sera, voi lo proponete al pomeriggio. Ma anche per poter prendere un po' una parte di spettatori, di fan di questi cori, magari un po' con un'età, certo, che preferiscono al pomeriggio, abbiamo provato a farlo per questo, così almeno aiutavamo il pomeriggio con questi cori, che abbiamo dei cori tradizionali come le nostre valli, le mondine, che sono anche loro rimessi un po' con membri nuovi, comunque, certo, poi con la Veronica Cuno, che è stata anche un successore l'anno scorso, e abbiamo un po' una new entry che da anni che si cercava di farla venire, però con impegni personali, che arriva dall'Emilia Romagna, la Lisa Pisotti, che è molto conosciuta, certo, chi piace questo genere di cori. E ce l'avremo presente anche con noi, come che aglieterà anche loro con questa sua gran voce. E questo è quello che ci teniamo noi a continuare la nostra tradizione con questi cori. Certo. Poi la domenica, Antonio, ci sarà la chiusura della mostra di fischietti con la premiazione. Esattamente, a pomeriggio continueremo con la castagnata benefica organizzata dalla FIDAS, e a seguire la premiazione della mostra concorso nazionale dei fischietti. La mostra in realtà rimarrà ancora aperta, nel senso che è a disposizione delle scolaresche. Invito anche eventualmente le scolaresche del canavese che volessero interessarsi e volessero visitare anche durante l'orario scolastico
questa mostra, noi siamo disponibili a organizzare anche appuntamenti ad hoc con loro per poter illustrare e spiegare ai bambini e ai ragazzi l'antica arte della costruzione del fischietto. Un appuntamento che vorrei anche ricordare, perché quest'anno l'abbiamo rimesso in piedi, perché l'altro anno purtroppo la giornata non ce l'aveva permesso, è stata la cronoscalata dei due santuari, che verrà svolta il giorno 1 ottobre. Quest'anno verrà svolta qualsiasi tempo ci sarà, perché fa parte di un percorso diciamo ciclistico, una gara ufficiale, ed è la gara finale di partecipazione di questo percorso di ciclistico, quindi ci sarà in quel momento anche la premiazione, e noi come Proloco offriremo il primo premio, che sarà un fischietto in terracotta al primo assoluto. Bellissimo. E vi chiedo ancora due cose, due particolarità, perché appunto abbiamo detto tanta tradizione, momenti che la gente ha imparato a conoscere e che appunto torna a Pertusio anche proprio spinto dalla voglia di vivere ancora quei momenti belli che ha vissuto in passato. Due cose, una è questo Pertusio Summery. Antonio, hai voglia di spiegarmi di cosa si tratta? Perché certamente è particolarissimo. Allora, Pertusio Summery, il comune di Torino, comune di Pertusio, scusate, ha deciso di restaurare, mettere a posto la cabina Enel presente via San Ponso, e ha, attraverso un artista, ha illustrato tutta una serie di elementi e di caratteristiche del paese. Quindi andiamo dalla chiesa di San Firmino, andiamo alla rappresentazione dei prodotti tipici del paese, e nonché anche la rappresentazione dei fischietti. Quindi durante la festa del Santo Patrono verrà inaugurata questa torretta, verrà quindi resa accessibile, visibile a tutta la popolazione. Da un bel colpo d'occhio anche per chi arriva e entra in paese, che sicuramente rispetto per l'utilità della torretta in sé, però effettivamente con un colpo di colore così è sicuramente molto più interessante e bello. Assolutamente. La seconda cosa invece che ti chiedo, Gilberto, è il fatto che voi, tra l'altro, quest'anno avrete anche un sistema audio particolare, nel senso che un audio diffuso in occasione degli eventi, in maniera da fare in modo che la gente che sarà a Pertusio in quei giorni saprà quello che succede, e quindi saprà dove andare, spostarsi. Un programma itinerante audio, bellissimo. Sì, anche perché noi, concentrato ad esempio quella della prima domenica della fiera, che ci saranno molti eventi cavalleranno, cioè, tra la partenza della corsa, tra dimostrazione dei cani da lavoro e da ubbidienza, ci sarà un audio con uno speaker dove ci dirà in questo momento dove, cosa facciamo, cosa sta succedendo, così magari qualche persona, qualcuno che è lì, che sta vedendo qualcosa, gli interessa di saperlo che sta partendo la corsa, va là e vede la corsa partire. Questo è un po' per dare la possibilità a chi viene a Pertusio di non perdersi niente. Sì, perché ricordiamo, effettivamente poi si svolgerà tutto praticamente nel centro cittadino, però essendo tanti momenti, tante manifestazioni e tanti punti strategici, vi fate sapere come potersi muovere. Esatto, per non magari perdersi quei momenti che uno magari sono piacevoli e vuole almeno vederli iniziare o vederli finire. Certo, assolutamente. Signori, se avete ancora qualcosa da dire o poi lanciamo l'appello a tutti. Direi di sì. L'ultimissima cosa, dal nostro punto di vista, un particolare ringraziamento al Comune di Pertusio, all'Associazione Sportiva Pertusio Calcio e alla Società Bocciofila Pertusio, e non ultimo, anche se andiamo a citare per ultima, l'Associazione Scopri Natura, che in quel periodo, in contemporanea con la mostra del fischietto, andrà anch'essa ad aprire una mostra che si chiama Tra passato e presente, che rappresenterà un po' gli oggetti storici che venivano utilizzati all'interno del paese. Quindi la nostra storia. La nostra storia sarà un modo per poter visionare, attraverso delle rappresentazioni grafiche, anche degli oggetti di uso comune, un po' quello che eravamo e farci un po' ricordare quello che facevamo. E per ultimo, anche che non sono ultimo, comunque ci danno anche molto una mano le maestre della scuola primaria e della scuola dell'infanzia, che
ci danno, ci seguono nei nostri programmi, ci aiutano a portare, a far conoscere i bimbi, e anche un grosso ringraziamento anche a loro. Beh, un bel esempio di paese vivo che ha voglia di collaborare, che tra i residenti, le associazioni c'è collaborazione, credo che questo sia importante. Un bel esempio soprattutto perché alla fine, se le cose riescono bene, è merito di tutti, perché tutti si impegnano e raggiungono il risultato. Signore, a questo punto siamo giunti al termine, direi che lanciamo l'appello. Allora, a partire dal 29 settembre. 29 settembre noi abbiamo cercato di colpire un po' tutti e speriamo che ci vengano tutti a trovare, magari in diversi eventi, in diverse serate, però siamo là che vi aspettiamo tutti a braccia aperte. Assolutamente. Antonio? Assolutamente sì, il ristorante è dal 29 settembre aperto, vi aspettiamo, c'è da mangiare e da bere per tutti. Bene, direi che a questo punto non resta che arrivare al 29 settembre e presentarci a Pertusio per vivere qualche bel momento di festa o che anche scoprire la cultura e il territorio, che è fondamentale. Signori, alla prossima. Grazie ancora. Grazie a voi, grazie a tutti.